Anche quest'anno il Comune di Roma dal 3 al 5 ottobre ha ospitato il Maker Faire, la fiera europea più importante sulla tecnologia e l'innovazione italiana e sul Made in Italy. Alla fiera sono state mostrate anche opere artistiche inerenti alla tecnologia e ricordato la storia di Internet e su come esso abbia modificato l'asset sociale rendendolo più democratico. La fiera ha ospitato numerose stampanti 3D di ogni genere, i cui prodotti si sono diversificati in accessori di alta qualità, prototipazione e costruzione di case, protesi umane e gioielli. Scienziati e architetti da tutto il mondo hanno portato le loro invenzioni sulle coltivazioni controllate, classiche ed idroponiche, unite ad Arduino, autosufficienti attraverso le tecnologie rinnovabili e solari, il risparmio energetico come bruciatori a pellet, aiuti in cucina come chef elettronici, aiuti per baristi. Sono state presentate costruzioni architettoniche sulla produzione di alghe utilizzate per biocombustibili e per migliorare la qualità dell'aria. Alla fiera ci sono stati numerosi stand ricreativi per aiutare i bambini ad avvicinarsi al mondo dell'elettronica e della meccatronica. Enti ed istituti da tutta Italia hanno presentato le loro fantastiche invenzioni come droni, accessori per la didattica scolastica e universitaria, come microscopi 3D e aiuti per diversamente abili e bambini autistici. Napoli Flash 24 di seguito presenterà nel dettaglio i progetti più interessanti. Buona visione!